Vabbè, magari lo bevo dopo. Benvenuti in questo grande ritorno! È tornata finalmente la rubrica Racconti Secondo Gio su questo fantastico canale. Se non vi ricordate bene come funziona la rubrica Racconti Secondo Gio, vi lascio qui sopra nell'info box il video esplicativo fatto circa 3 anni fa. Avevo iniziato con la raccolta di fiabe di Hans Christian Andersen, ho proseguito con Dark Fantasy, Fiabe del Macabro e dell'Assurdo a distanza di un anno, e adesso, a distanza di ulteriori 2 anni, ritorniamo con L'ultima lacrima di Stefano Benni, letto ad agosto. Una raccolta di racconti del mio autorino preferito, uno dei miei autorini preferiti, scritta veramente benissimo, ho ottenuto 5 stelline su Goodreads, infatti l'avrei recensita anche prima, ma volevo conservarla perché sapevo che prima o poi avrei voluto fare un video in stile I racconti secondo Joe. Spero che possa essere cosa gradita per voi. In sintesi, questa è una raccolta di racconti molto disparati per quanto riguarda gli argomenti e le tematiche, ma molto attuali. C'è qualche piccola pecca. Facciamo come al solito, partiamo da quelli nella nostra classifica, nelle posizioni più basse, e arriviamo poi alle posizioni più alte. In base al grado di gradimento, vi spiegherò o meno le motivazioni per il quale mi sono piaciuti o meno. Se volete anche delle note biografiche sull'autore, c'è sempre il 5 per un autore dedicato a Stefano Benni, che trovate sempre qua sopra nella i. Partiamo! Posizione più bassa nella nostra classifica. L'ospite d'onore. Manco mi ricordo. L'ospite d'onore è un racconto ambientato tipo in una sorta di festa per politici, per gente importante. Questo è uno di quei racconti che ha avuto un'ambientazione che mi è piaciuta talmente poco che ho dato veramente pochissima importanza al sottomessaggio, anche se forse avrei dovuto essere più matura come lettrice. Sempre col voto 1, Erasmo, il venditore del cosmo. Anche qui purtroppo gioca a sfavore la tematica perché parliamo di spazio, di roba fantascientifica e anche qua non sono assolutamente un amante della fantascienza in senso stretto, quindi inteso come alieni, come spazio e via dicendo. Quindi anche qua, per quanto fosse simpatica come storia, non mi è piaciuta particolarmente. Il bagno l'ho trovato assolutamente irrilevante, motivo per il quale l'ho voluto inserire nell'ultima posizione della classifica. E stessa cosa, incredibile ma vero. La Vergine del Moscato è proprio l'apoteosi della tematica del paesino bigotto che non mi piace per niente, Caccia al Fagiano, idem, il Sondar, idem, il Ritorno di Garibaldi, idem. Quindi, in sostanza, sono tutti belli, tutti scritti bene, però questi ultimi che ho voluto mettere in fondo alla classifica è perché non mi hanno passato proprio niente a livello di significato, quindi non aveva assolutamente senso metterli in una posizione più alta, anche solo di mezzo gradino. Un po' più su nella nostra classifica, con addirittura 1,5 come voto, abbiamo Che tempo fa? È un racconto che mi è piaciucchiato un po' di più, per quanto sia insignificante tanto quanto il bagno, perché praticamente richiama un po' l'immagine dell'omino del tempo, che mi è sempre piaciuta un sacco. Io quando c'è brutto tempo dico sempre, ma l'omino del tempo che cavolo sta facendo? E quindi niente, mi ha fatto un po' di nostalgia, di tenerezza questa storia, per questo ha avuto questo mezzo punto in più rispetto alle altre, ma allo stesso tempo non mi ha passato nessun tipo di emozione, ecco. Con 2 punti abbiamo La Casa Bella. È ambientato comunque in un ambiente rurale, campagnolo. Quindi in generale l'ambientazione non mi è piaciuta particolarmente, ma mi è piaciuta la struttura che ha avuto questa storia breve e quindi ho voluto darle 2 punti. Orfeo Mescaleno invece ha ottenuto 2 punti perché sicuramente mi è piaciuto il parallelismo con il mito di Orfeo ed Euridice, perché io amo la mitologia greca e in generale la mitologia e quindi mi è piaciuta questa cosa, ma secondo me non è stata strutturata nella maniera più piacevole, ecco, rispetto a quello che era originariamente il mito. Non so, non ci ho capito molto. Un uomo tranquillo è un'altra storia che mi è piaciucchiata per la morale che insegna, ma allo stesso tempo non mi è piaciuto moltissimo leggerla rispetto ad altre storie. Insomma, ho fatto un po' una classifica ad esclusione e questa ho ottenuto 2 punti. Re Capriccio è una storia che mi ha fatto sorridere parecchio perché mi è piaciuto molto il personaggio di questo tenore che fa i capricci e che vuole assolutamente fare ad estrema anche come dice lui, quindi mi ha fatto sorridere ma non ci ho trovato una particolare morale rispetto ad altre storie. Un po' più su nella nostra classifica abbiamo con 2 punti e mezzo Rex e Tyra. Molto carina perché una storia romantica tra due tirannosauri.
solo Stefano Bennis se la poteva inventare. Mi è piaciuta molto. Io sono un amante del romance, come sapete, quindi mi è piaciucchiata parecchio questa storia. Però non è arrivata al livello di altre e per questo ho ottenuto solo 2,5 punti. Con 3 punti abbiamo 2 storie. La prima è L'uomo puntuale, che fa parte dei 3 racconti del viaggiatore. Mi piace molto perché io sono una persona molto puntuale, anzi addirittura anticipataria. In questa storia noi andiamo ad analizzare proprio il dramma interiore della persona puntuale, quindi la persona che per essere puntuale ci soffre quasi all'idea di arrivare in tempo, di non arrivare in ritardo e via dicendo. E viene un po' sviluppato questo pensiero molto carino che ho trovato molto vicino alla mia persona. Ben per questo è a metà classifica. Diciamo che la cosa che l'ha fatto un po' scendere è stato il finale, perché mi ha lasciato un po' di stucco rispetto a quello che immaginavo. Però allo stesso tempo, secondo me, è proprio carina come storia, quindi da leggere, con una particolare morale, perché appunto si parla di puntualità, punto. Ecco, mi è piaciuta, ecco, quindi 3 punti se li merita tutti. Invece la seconda storia con 3 punti è Il re Moro. Penso che sia tra tutte la storia più breve di questa raccolta. Parla di questo re Moro, che in realtà è il re degli scacchi. Mi ha fatto sorridere, per quanto breve, mi ha fatto intenerire l'analogia con il gioco degli scacchi e l'ho trovata molto fantasiosa, quindi 3 punti se li merita. Un po' più su, con 3,5 punti, abbiamo ben 3 storie, che sono L'ombritticoetica, carina perché praticamente rivisita la stessa situazione in 4 chiavi differenti. Già questo dà una nota un po' originale che gli ha fatto guadagnare quel 0,5 punto in più rispetto ad altre. Sicuramente insegna una morale, che è appunto quella che in qualunque situazione tu ti metta, comunque ci perdi qualcosa e ci guadagni qualcosa. E in generale va ad analizzare una situazione talmente banale che non puoi non gioire appunto della fantasia di questo piccolo racconto. Il ladro è il secondo racconto che ha ottenuto 3,5. Solo 3,5 solo per il fatto che è piuttosto macabro, ma l'insegnamento che dà questo racconto è bellissimo, perché analizza la crudità, tra virgolette, e la crueltà anche della società più abbiente. Quindi qualunque posizione tu ricalchi nella società abbiente, comunque la persona che sta al di sotto di te sarà vittima dei tuoi pregiudizi. Questo quasi sempre succede, e diciamo che è un po' esso stesso un pregiudizio nei confronti delle persone più abbienti, che hanno possibilità comunque di bearsi di situazioni snob, quali appunto come in questo caso una cena tra pari. Cioè, questo furto dato da un ragazzo di colore, che però viene azzannato dal cane di uno di queste persone benestanti, e questo, anziché causare diciamo un'azione repentina per chiamare l'ospedale, dà via a una discussione su come agire, e ciò causa poi la morte del nostro ladro, che a quel punto non si sa più se valesse la pena di salvare o meno. E tutto ciò ti fa ragionare tantissimo su quante lucubrazioni fa la gente anche in situazioni di piena emergenza, solo per il fatto che la persona in questione non era un loro pari. Mi ha fatto ragionare molto, 3,5 se li merita tutti, però l'ho trovata molto pesante e macabra al punto da non riuscire a ottenere più di questo punteggio. Il terzo racconto da 3,5 è Il Palazzo delle 9 Meraviglie. Dove abbiamo questo datore di lavoro, capo d'azienda, non mi ricordo bene, che porta invece il classico paesanotto in questo palazzo delle 9 Meraviglie, dove praticamente tramite delle simulazioni le persone possono a pagamento vivere delle esperienze sessuali virtuali. Praticamente ce n'è veramente di ogni, ho trovato molto fantasiosa questa cosa, per quanto attinente anche ad una situazione presente che abbiamo nei confronti della sessualità. E alla fine il paesanotto sfrutta questo tipo di programma per rivedere la madre morta, mentre il capo d'azienda dice: ma questo deficiente va a prendersi la madre morta quando potrebbe fare l'esperienza sessuale più memorabile della sua vita. Tu alla fine capisci che in realtà la tecnologia e questo tipo di tecnologia potrebbe essere sfruttato per ottenere l'impensabile anziché per ottenere un'esperienza sessuale appagante. Ti fa ragionare molto sulle priorità che diamo nel nostro presente, quindi 3,5 se li merita tutti.
tutti, però l'ho trovato un po' squallido in generale come racconto, più che altro per l'argomento, mi ha lasciato proprio un senso di squallore. Con 4 punti, quindi stiamo salendo nella nostra classifica, arriviamo a quei racconti che insomma si barcamenano un po' tra il punteggio massimo e la via di mezzo per diversi motivi. Coincidenze, è molto carino dalla sfumatura romance perché praticamente sono queste due persone, quest'uomo e questa donna, che scoprono incontrandosi per strada che per coincidenza sono anime gemelle. Ma mentre tu continui a leggere questo racconto e dici oh che bello, sta nascendo la storia d'amore, alla fine, dopo aver disquisito su tutte queste coincidenze che li accomunano, ognuno prende la sua strada, che è esattamente una metafora di quello che succede nella vita reale, quindi mi ha fatto sorridere, emozionare, ragionare, riflettere, insomma, ha tutte le carte in regola per ottenere 4 punti, ma mi ha lasciato poi un senso di tristezza che non potevo dargli 5 punti e nemmeno 4 e mezzo, perché non ci sto, non mi sta bene questa cosa. Ok, Il nuovo libraio è il secondo racconto che ha ottenuto 4 punti perché l'argomento libri antichi, il valore del libro cartaceo mi è sempre piaciuto tantissimo nei libri in sé, quindi questa situazione paradossale mi è sempre piaciuta tantissimo. Vediamo il personaggio del libraio affezionato ai propri libri, che li conosce ogni loro piccolo graffio, strappettino, scarabocchio, e il libraio nuovo che ama i libri ma più in senso materiale, quindi come materia per far soldi. Mi è piaciuto molto questo parallelismo, anche questo molto molto attuale secondo me. L'argomento mi è piaciuto molto, mi è piaciuta tanto la vena diciamo fantascientifica che ha preso questa storia verso la fine, per quanto comunque mi sia piaciuto in generale. Forse l'ho trovato un po' noiosetto, un po' lungo. L'inferno è il terzo racconto che ha ottenuto 4 punti perché fa sempre parte del ciclo del viaggiatore, si trova su questo treno che è una versione più moderna, diciamo, dell'inferno dantesco, dove in ogni vagone praticamente c'è una serie di viaggiatori demoniaci, insomma, che sono presi a vivere la loro pena del contrappasso. Questo viaggiatore che va di vagone in vagone cercando il proprio posto, comunque un posto dove stare tranquillo, e non lo trova. Mi è piaciuto, mi ha fatto sorridere, quindi al pari degli altri mi ha lasciato un senso di empatia non particolarmente piacevole, quindi 5 punti non se li prende, però ho apprezzato tantissimo tutto il resto, quindi assolutamente 4 punti se li merita. Passiamo alla votazione, quasi in cima alla classifica, del 4 punti e mezzo. Un cattivo scolaro, mi è piaciuta tantissimo perché analizza i veri valori che vengono insegnati al giorno d'oggi ai ragazzi, o perlomeno i valori che ai ragazzi piace apprendere a scuola e fuori da scuola, quindi le cose che interessano i ragazzi più che altro, ma solo per una questione di fare i peccoroni, di fare il branco. E vediamo invece il nostro protagonista, che è lo scolaro a cui piace studiare la storia, la geografia, a cui piace leggere, e questo insegnante che invece gli dice ma no, cosa leggi a fare? Non serve a niente, guardati la televisione perché devi fare il compito sulla televisione. Quindi pazzesco, mi è piaciuto tanto come insegnamento, e anche questo mi ha lasciato un senso di angoscia perché comunque è molto molto attuale, anche se diciamo la televisione tra virgolette ha un ruolo marginale nel presente attuale del 2020 rispetto ai social e varie cose, però il senso è lo stesso. Sempre con 4 punti e mezzo abbiamo Lara, che mi è piaciuto molto perché all'inizio non avevo capito bene che chi fosse Lara e quale senso avesse tutta questa storia. Lara è un'aragosta e praticamente noi vediamo dal punto di vista dell'aragosta la caccia all'aragosta, quindi il momento in cui viene pescata, le motivazioni per cui lei si è ritrovata nella rete, per cui si trova nell'acquario e via dicendo. Quindi tu vedi tutto questo dal punto di vista dell'aragosta, poi esci dall'aragosta, vedi la situazione dal di fuori e dici oh mio Dio, io sono la causa di tutte queste morti, di questa angoscia che prova l'aragosta. Cioè ti trovi molto empatico con un'aragosta che in realtà è un animale molto molto lontano da noi, e quindi molto fantasioso, bellissimo, strutturato molto molto bene, però anche questo con un pizzichino di angoscia l'ho vissuto. E infine passiamo ai racconti che mi sono piaciuti di più di tutti. Sono i primi due, perché sono quelli che mi hanno prima di tutti invogliato a continuare la raccolta di racconti, e poi perché sono quelli che in generale mi hanno colpito di più, sia l'umorismo benniano che c'è dietro questi due racconti, sia in generale per la struttura, per la morale, via dicendo. Allora, partiamo dal secondo, perché il primo è proprio
il top, fratello bancomat. Vediamo la situazione nel quale c'è questo signore che va al bancomat, cerca di prelevare dei soldi, ma ha il conto in rosso e quindi non può prelevare niente. Allora cosa succede? Che il bancomat, attraverso i suoi sistemi, non solo gli fa avere un sacco di soldi, ma va a scoprire anche delle situazioni legate alla moglie, a tradimenti e via dicendo, per il quale lui in realtà potrebbe avere a giusta ragione un sacco di soldi. E quindi insomma c'è questo legame tra il bancomat e il nostro protagonista che sì, è divertente, è strutturato bene, ma ti fa anche molto riflettere a quanto siamo attaccati al denaro, quanto ne abbiamo bisogno, quanto la società ci impone di avere bisogno del denaro per poter essere felici, ma comunque in generale per sopravvivere. Ti fa ragionare molto sul materialismo che sta alla base della nostra società e su quanto invece dimentichiamo per amore del denaro altri valori che sono ben più importanti. Ma quello che mi è piaciuto più di tutti è il primo, che è Papà va in TV. È una situazione che all'inizio non è proprio chiara, perché sembra la classica situazione della famiglia che guarda la televisione perché c'è il parente X che appare tra il pubblico, addirittura come nel nostro caso come protagonista di un programma televisivo. Quindi c'è tutta questa euforia all'interno della casa, bambini eccitati all'idea di vedere il papà, parenti lontani che chiamano al telefono chiedendo conferma. Questa cosa per poi vedere in televisione l'esecuzione letterale del papà di famiglia, quindi di questo parente molto stretto, che però non viene vista nella maniera più logica, ovvero stiamo guardando in televisione nostro padre che muore, ma nella maniera più eccitante possibile. Quindi la cosa importante non è che muoia in televisione, ma il fatto che ci sia andato in televisione, che noi possiamo dire che abbiamo un parente che è finito in televisione addirittura come protagonista. Fa rabbrividire, cioè questo racconto è scritto talmente bene, ti fa entrare talmente tanto nella situazione, che ti fa rabbrividire da quanto per alcuni potrebbe essere la verità. Ho voluto mettere veramente al primo posto in questa classifica perché mi ha fatto capire quanto questa raccolta di racconti in generale rasenti la realtà di oggi, per quanto sia stato scritto nel 1994. È spaventosamente attuale e Benny è riuscito ancora una volta a farmi empatizzare molto con i protagonisti di queste storie, a farmi capire quanto per alcuni versi la nostra realtà, il nostro presente sia spaventoso, veramente spaventoso. Quindi ottiene entrambi i risultati, ottiene sia la satira umoristica del suo lettore, sia una consapevolezza nuova del lettore stesso. Spero che voi la leggerete grazie a me, fatemi sapere poi qua sotto nei commenti se sarà così, e se l'avete già letto fatemi sapere qual è il racconto che avete apprezzato di più e perché. Ma soprattutto fatemi sapere se vi piacerebbe rivedere questo format di racconti secondo Joe e quali raccolte di racconti secondo voi dovrei andare assolutamente a recuperare. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questa raccolta di racconti, in generale questa classifica, gli argomenti che ho trattato oggi possano interessare i vostri amici, parenti, conoscenti, condividete questo video su tutti i vostri social. Se pensate che questo format, questo canale, tutto ciò che faccio su YouTube sia fantastico, meraviglioso, ma soprattutto ben fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Un bacione, ciao ciao!